Sapete dirmi che cosa hanno in comune queste immagini? Tutti i veicoli sono virtuali, sono stati creati e inseriti in CGI, quindi tramite computer grafica. È questo il futuro della fotografia? No, questo è il presente, ma con l'avvento dell'intelligenza artificiale potrebbe anche essere il passato. Io sono Manuel, faccio il fotografo, mi occupo soprattutto di fotografia di stock. Oggi vi porto con me alla scoperta di una tecnica fotografica molto particolare e molto utilizzata nel mercato automobilistico. Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo in Trentino, per la precisione il 10 di aprile e sta nevicando, è bellissimo. Oggi sono qui, in questo posto incredibile. Siamo vicino al lago di Carezza perché voglio realizzare delle backplates. Che cosa sono le backplates? Sono foto di paesaggio, letteralmente dall'inglese significa sfondi. Sono foto in cui io penso che in un secondo tempo con un programma di modellazione 3D possa essere inserita un'automobile. Possono essere usate per tantissimi tipi di fotografia, io mi occupo soprattutto di foto di automobili, quindi di backplates per il mercato automobilistico. Si prende la foto di un paesaggio reale che si vuole utilizzare e si sovrappone ad essa l'elemento virtuale che si vuole inserire nella scena. Questo aiuta a far sembrare che l'elemento virtuale faccia parte di una scena reale, anche se in realtà è stato inserito in post-produzione. Lo scatto avviene in due fasi differenti. Nella prima fase vado con una macchina fotografica normale, tradizionale, a riprendere il punto in cui io penso che la macchina verrà posizionata sotto diverse angolazioni. Nella seconda fase invece con una macchina fotografica a 360 gradi posizionata nel punto in cui io penso che verrà ricostruita l'automobile, vado a fare una foto a 360 gradi che servirà in un secondo tempo per ricostruire luci, ombre e riflessi su questa macchina modellata in 3D. Questa è la foto a 360 gradi e questa è la sua proiezione equirettangolare. Pensate a un'automobile piazzata qua in mezzo, chiaramente rifletterà tutto quello che c'è intorno a lei. E la stessa cosa avviene nel programma di modellazione 3D. La cosa molto interessante è che queste foto a 360 gradi non solo possono essere utilizzate per l'illuminazione e per i riflessi sul modello, ma possono anche essere utilizzate come ambientazioni virtuali. Pensiamo a un configuratore online di automobili come questo della Ferrari Roma, per cui ho realizzato le immagini a 360 gradi da cui sono partiti per la creazione dell'esperienza 3D. Come potete vedere, in questo caso la nostra foto a 360 gradi, o sfera come viene chiamata nel settore, è stata utilizzata sia come ambientazione sia per i riflessi sull'automobile. Ed ecco la foto da cui sono partiti per realizzarlo e questa è la sua proiezione a 360 gradi. Molti elementi sono stati chiaramente ritoccati, la pavimentazione è stata ricostruita, alcuni elementi come i pali della luce sono stati ritoccati e poi ricostruiti in 3D per dare l'effetto del parallasse durante le carrellate. Io vi lascio il link al configuratore in descrizione così potete dare un'occhiata e vi faccio vedere parte della mia attrezzatura. Solitamente lavoro con una macchina medio formato, ma quando voglio essere leggero come in Trentino mi porto questa. Questa è una Sony A7R2, è una macchina del 2015, 42 megapixel, è un po' lenta, l'ho comprata usata, ma funziona benissimo per questo tipo di lavoro. In realtà l'avevo comprata semplicemente per fare le sfere, in quanto la macchina deve lavorare parecchio, deve fare parecchi scatti, ma mi sono trovato benissimo anche nella realizzazione delle backplates. Si può trovare in giro a un prezzo conveniente, l'importante è che non sia strausata. La mia aveva 1000 scatti, quindi era praticamente nuova. L'obiettivo che uso ultimamente per questo tipo di lavori è Sony 16-35G F4. È una lente leggerissima, uno zoom grandangolare, il 16 è molto piacevole perché non è troppo distorto e arriva fino al 35, quindi per fare foto di paesaggio o per fare foto di architettura secondo me è l'ideale. Questa invece è la mia testa panoramica, è la Noda Ninja 6 della Fanotec. La testa è progettata per consentire la rotazione della fotocamera attorno al suo punto nodale e permette di catturare una serie di immagini da diverse angolazioni che possono poi essere unite tramite un apposito software a formare una foto panoramica a 360 gradi. Non è l'unica soluzione che utilizzo, state con me fino alla fine e lo scoprirete. Questo invece è l'obiettivo che uso per fare le foto a 360 gradi. È un obiettivo Sigma 15 mm f2.8 fisheye. In realtà questo è un obiettivo per Canon ed è montato tramite adattatore Sigma MC11 su Sony. Questo Sigma insieme alla mia Sony A7R2 mi permette di fare una foto a 360 gradi in soli 8 scatti e mi permette di avere una foto finale di 22.000x11.000 pixel. Vi lascio un link a tutta l'attrezzatura in descrizione e prima di proseguire parliamo di The Answer. The
Behance era un plugin potentissimo per l'emulazione della pellicola nel video e nella fotografia digitale. Io nel video lo utilizzo con DaVinci Resolve, ma è anche disponibile per Final Cut Pro, per Adobe Premiere Pro e per Adobe After Effects. Con Behance non solo potete emulare la pellicola con tutti i suoi tra virgolette difetti come la grana e le aberrazioni del colore, ma potete anche creare in maniera semplice e veloce con pochi click un look cinematografico hollywoodiano nei vostri video. Adesso vi faccio vedere in DaVinci Resolve come viene applicato questo plugin. Siamo nella sezione dedicata alla Color Correction, vado qui a sinistra, Effetti, Behance Pro, lo porto nel nodo che mi interessa e abbiamo già applicato il nostro plugin. Qui abbiamo Film, o meglio la pellicola che vogliamo emulare, possiamo scegliere quella che vogliamo, per esempio una Kodak Portra 400, ecco qua. Dopodiché possiamo scendere e andare a decidere di aggiungere o togliere grana. In questo caso sto utilizzando una grana da 35 mm, vorrei avere un effetto appunto un pochino più marcato, quindi vado a scegliere una 8 mm in questo modo, posso addirittura abilitarla o disabilitarla a mio piacere e con gli altri settaggi posso per esempio andare ad intervenire sul colore oppure posso andare ad intervenire sui difetti della pellicola e dare un look totalmente personalizzato al mio video. Come avete visto è semplicissimo, esiste anche un plugin per Photoshop di cui vi lascio il link in descrizione, esiste anche un'applicazione per iPhone di cui vi lascio anche di questa il link in descrizione. Il video non è assolutamente sponsorizzato da Behance, ma se volete potete utilizzare il mio codice MANU e ottenere il 10% di sconto al momento dell'acquisto sul prezzo finale. Io sono nel programma di affiliazione e quindi guadagno una piccola percentuale sulla vendita. Se non fosse uno strumento che uso moltissimo non lo consiglierei, vi lascio tutti i link in descrizione. Come dicevo prima, ma sono specializzato nella fotografia di stock, in particolare la fotografia di stock destinata al mercato automobilistico, quindi backplates e foto a 360 gradi. Quando si vogliono vendere questo tipo di immagini, quindi destinate all'inserimento di un oggetto 3D, il massimo è avere la nostra backplate fatta sotto tante angolazioni differenti, la corrispondente foto a 360 gradi e bisogna assicurarsi che il colore e la luce si avvicinino moltissimo. Come in questi esempi, backplates e foto a 360 gradi sono molto molto vicine a livello di illuminazione e a livello di colore. Principalmente per due motivi, innanzitutto perché l'auto 3D risulterà più reale visto che la sfera contiene tutte le informazioni relative a quella location e in secondo luogo perché invece di vendere solo un'immagine ne vendete due, vendete backplate e vendete la foto a 360 gradi. Dopo il Trentino Alto Adige il mio viaggio è continuato in Liguria, dove ero alla ricerca non solo di qualche paesaggio caratteristico della regione, ma anche di qualcosa di più moderno come questo parcheggio ideale per ambientare un'automobile. La macchina che utilizzo qui è invece una Fujifilm GFX 100S, una macchina fotografica medio formato da 100 megapixel, ma ancora più interessante è la macchina fotografica a 360 gradi che andrò ad utilizzare. Allora, queste le abbiamo fatte, quindi abbiamo fatto le foto dove verrà posizionata la macchina, l'automobile. Adesso andiamo a fare una foto a 360 gradi. Scusate, qua c'è un po' di confusione perché sono molto vicino all'autostrada, o meglio al porto. Ok, la macchina che andiamo a utilizzare oggi invece è diversa, è una macchina robotizzata, sopra è montata una EOS 5DS, quindi una macchina da 51 megapixel, e invece il corpo è robotico ed è di fabbricazione tedesca. È totalmente automatica, chiaramente poi le foto possono essere lavorate in maniera del tutto manuale e indipendente dall'automatizzazione. È interessante perché è una macchina che arriva a 500 megapixel e ci mette circa 2-3 minuti a seconda delle condizioni di luce a generare una sfera, quindi una foto a 360 gradi. La utilizziamo qui per avere il massimo della risoluzione possibile. Ok, posizioniamo la macchina dove pensiamo che sia giusto posizionarla. Io la posizionerei qui, stando attenti che non arrivi nessuno. La metto, diciamo, dritta in bolla sul cavalletto, anche se non è necessario perché fa tutto da sola, e avvio il processo. È molto più facile fotografare con questa macchina, ma non è detto che sia più veloce. Io trovo molto più veloce fotografare manualmente, anche se la risoluzione nel mio caso è un pochino più bassa. Si può raggiungere qualsiasi tipo di risoluzione a seconda della lente che viene accoppiata alla macchina fotografica. Più la lente è lunga e più la risoluzione è elevata, però chiaramente più saranno le foto che la macchina fotografica deve fare e più saranno poi le foto da mettere insieme col software di stitching. Tutto il processo di stitching, quindi di
messa insieme, diciamo, dei vari angoli è automatico, chiaramente poi può anche essere controllato manualmente con programmi tipo PTGUI, ed è interessante perché la risoluzione è altissima e produce veramente foto di altissima qualità, dove il particolare è incredibilmente dettagliato. Ha già finito, sono circa 14 scatti, se non sbaglio, e possiamo procedere. In questo punto, qualche anno fa, ho scattato la foto, o meglio le foto, che sono poi diventate il configuratore online della Ferrari Portofino M. Mi trovo a Portofino, il tempo è bellissimo, e questa è la nostra vettura. Anche se l'automobile è uscita fuori produzione quest'anno, quindi nel 2024, il configuratore online per il momento sembra ancora funzionare. Vi lascio un link in descrizione così potete dare un'occhiata. Questo è stato uno dei lavori più interessanti che abbia mai fatto. Come in tutti i configuratori, mi è stato chiesto di scattare una foto di giorno e una foto di notte, chiaramente dallo stesso punto, in modo che si possa ammirare la macchina sia in notturna che in diurna, e mi sono state fornite come mood board queste due immagini per farmi capire quale fosse il risultato, la sensazione che volevano avere sull'immagine finale. Queste invece sono soltanto due delle tantissime immagini che ho scattato per la realizzazione di questa fantastica esperienza 3D, e come potete vedere tantissimi elementi sono stati ritoccati e ricostruiti, molti dei quali per dare la sensazione di movimento durante le carrellate. Il lavoro di post-produzione che c'è dietro a queste foto è davvero enorme. Come avrete capito, mi sono veramente specializzato e appassionato nello scatto e nella post-produzione di queste foto a 360 gradi. Il mio lavoro però si ferma a livello fotografico, nel senso che non sono in grado di lavorare con un programma di modellazione 3D, ma cerco di portare al cliente l'immagine, il mood, l'atmosfera, la sensazione che aveva visualizzato quando mi ha commissionato la foto. Se avete delle domande, lasciate pure un commento, tenete conto che non posso rispondere a tutto a livello tecnico perché ne va del mio lavoro, ma se posso lo faccio volentieri. Se volete vedere ancora contenuti di questo tipo, fatemelo sapere nei commenti. Se volete lasciarmi un like, mi farebbe molto piacere. Se poi volete iscrivervi al canale, mi farebbe ancora più piacere. Noi ci vediamo al prossimo.